Gossip, Belén Rodríguez perde la testa e se la prende con l'Aun Seeker. Cosa sta succedendo a Belén Rodríguez? La showgirl ultimamente appare sempre nervosa nelle tante uscite pubbliche che fa a Milano. E il motivo di questo suo atteggiamento sembra essere la sua popolarità. Pochi giorni fa, dopo essere stata pedinata dai paparazzi per le vie della città, l'argentina ha avuto uno sfogo ai limiti della follia. Perché ha ingiustamente coinvolto la collega e amica Michelle Hunziker. Dopo averne dette di tutti i colori nei confronti della Svizzera, la 33enne ha usato i social network per scusarsi con lei ma non con i fotografi. Che la seguono in ogni suo spostamento alla ricerca di qualche succulento gossip. Belén shock, Michelle Hunziker andrebbe in depressione senza i paparazzi. Ennesimo scivolone per Belén Rodríguez, nel corso di un'accesa discussione che stava avendo con i fotografi. Che da tempo la seguivano per le vie di Milano, la conduttrice ha detto alcune frasi che tutti i siti di gossip hanno immediatamente ripreso. Ad un paparazzo che le ricordava quanto anche altri personaggi famosi, come Michelle Hunziker, siano costantemente bersagli dei loro obiettivi, la showgirl ha risposto, ma a lei piace questo. Senza di voi andrebbe in depressione e lo sapete. Per questo ha sempre il sorriso. Dichiarazioni molto forti quelle che l'argentina ha fatto sulla collega con la quale ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia pochi mesi fa. Dichiarazioni che non sono piaciute davvero a nessuno perché sono sembrate un attacco ingiustificato ad una persona che in quella circostanza non c'entrava nulla. Lo sfogo che la fidanzata di Andrea Iannone ha avuto poco tempo fa. È arrivato dopo l'ennesimo pedinamento che i fotografi stavano facendo a lei e alla sua amica durante una seduta di shopping. Se in un primo momento Belén ha consentito ad essere immortalata, ma da lontano e a un tot di distanza da casa sua. Successivamente in lei è esplosa la rabbia quando si è accorta che gli accordi presi in precedenza non venivano rispettati. Belén su Instagram, chiedo scusa a Michelle, andrò in terapia. A poche ore dalla diffusione del video in cui attacca senza motivo la Hunziker, Belén ha usato i social network per scusarsi con la Svizzera. Ma anche per spiegare le ragioni che hanno portato a questo duro sfogo. Chiedo umilmente scusa a Michelle perché, in un momento di nervosismo, ho detto una cattiveria che non penso. Sono stata trascinata da un malessere che covo da anni e che non riesco più a gestire. Io non accetto più di essere seguita 24 ore su 24 dai paparazzi, questo è l'inizio del messaggio la Rodríguez ha postato in rete. Dopo aver parlato dello scompenso mentale che le provoca la costante presenza dei fotografi nella sua vita, la 33enne ha aggiunto. Dopo questo episodio, ho capito che dovrò fare una terapia perché mi faccio solo del male. Belén, inoltre, ha fatto sapere di aver immediatamente telefonato alla conduttrice di Vuoi scommettere e di essersi scusata tante volte con lei per quello che è successo e quest'ultima, anziché arrabbiarsi, l'ha virtualmente abbracciata e capita.
mi vergogno come una ladra per quello che ho detto e chiedo scusa ancora, mi dispiace tantissimo, ha continuato la Rodriguez su Instagram. Prima di salutare i suoi tanti fan, però, la presentatrice di Canale 5 ha voluto lanciare una bella stoccata. Ai fotografi che la pedinano dalla mattina alla sera scrivendo, con questi paparazzi non mi scuserò mai.